guardo intorno, vedo quello che abbiamo. Uno dei miei ha intercettato una chiamata. Gli uomini di Aldridge stanno andando da Paes proprio ora. Pensi di poter arrivare prima di loro? Ci provo. Bene, andiamo. I grandi magazzini in cui lavora Paes sono a Frisco Fields. Si chiamano Bois Chéreau. Ok, arriveremo in fretta. Guarda la strada, cazzo! Come mai? Nesule cubano che lavora per la CIA è finito a lavorare per un... Comunque... Dietro al lusso ci sono tanti segreti. E 10.000 dollari al mese in soldi dei contribuenti. E danno a me del criminale. Andiamo, forza! Mia nonna guida più veloce! Passiamo a prenderla e vediamo che sa fare. Ecco Bois Chéreau. Non vedo i mercenari di Aldridge. A quest'ora Paes sarà al lavoro con il resto dell'impresa di pulizie. Entriamo e troviamolo. Siamo chiusi! Cazzo, ti sembra che siamo qui per comprare un frullatore? Dov'è Paes? Senti, l'ultima volta che l'ho visto era al terzo piano. Grazie, amico. Oh, e se tu e quelli della tua cricca volete continuare a respirare, farete meglio a sparire. Stanno per arrivare i cattivi. Questa roba costa più di quanto guadagno in un anno. Sì, peccato che spendi tutto in alcol da quattro soldi e donnacce. Non esiste alcol da quattro soldi. Scusi tanto. Ehi, vattene da qui. Gli sbirri stanno arrivando e sanno di te. Oh, merda, grazie! Sei Paes? Dipende. Chi cazzo lo cerca? Due figli di puttana che vogliono salvarti il culo. Dobbiamo andare. Ora. Ti seguo. Ah! Qualcuno faccia qualcosa, cazzo! Là! Là, cazzo! Ah! Ah! Porta il culo dietro a qualcosa! Peccato! Una cazzo di bomba atomica. Quindi loro mi vogliono morto e voi mi volete vivo? Certo che sì. Merda, al riparo! Non mi fa muovere! Morta, Lincoln, sta attento! Merda! Lincoln, fai del peggio! Riesci a muoverti? Nessun problema. Forza, dobbiamo proseguire! Thank you.
Tieni giù la testa, Paez! Fatti i cazzi tuoi! Non mi faccio fermare da un... proiettile! Signori, credo di aver trovato un modo per andarcene. Paez, tu fai da navigatore. Lincoln. Io penso alla torretta. Mi leggi nel pensiero. Donovan, abbiamo compagnia! Lo vedo! Scarica tutto! Possiamo portarci dietro questi stronzi fino da Marshall! Così! Mi chiederanno di ripagare l'uniforme. Figli di puttana! Massacra quei bastardi a destra! Falli arrosto! Uno di voi due, per caso, è un dottore! Arrivano da destra! Non fermarti finché non li avrai fatti fuori tutti! Merda, altri stronzi a sinistra! Non ti fermare! È stato bello conoscervi. Ma ora mi serve un dottore! Mercenari a sinistra! Carica tutto! Ci siamo! Tieniti forte! E andiamo! Oh, merda! Sì, cazzo! Ultimo! Paez, come ti senti? Voi non avete freddo? Tieni duro, ti rimetteremo in sesto. Dobbiamo portarlo dentro. Tieni duro, amico. E abbiamo preso uno vivo. Beh, era ora. Cristo santo, che cazzo vi è successo? Quindi Dio, Andre ce l'hanno bucato. Oddio, non voglio morire! Non morirai. Come ti chiami? Ruben. Ruben, beh... per tua fortuna ho fatto anche il medico da tutto. Sai che significa? Significa che non morirai. Il proiettile è uscito dall'altra parte. Ok, leva la mano. Farà male. Ehi, l'aereo. Dov'è? C'era una tempesta. Sì, sappiamo della tempesta. Dove siete caduti? L'ultima posizione era
22.5 gradi di latitudine e 87.9 gradi di longitudine. Perché cazzo andavate a ovest? Dopo il casino con Kennedy, Khrushchev ha detto a Fidel di ridargli la testata. Non voleva che fosse mandata con il resto dei missili. Quindi avevamo appuntamento coi russi su una pista fuori da Città del Messico. Perfetto. Grazie, Paez. Te cago in tu madre. Eh? Certo. Io vado a prendere una barca. Ci vediamo quando sei pronto. Serve aiuto? No, vai pure. Lo ricuccio e lo rispedisco fuori città. Ehi, ehi! Bastardo. Tu porti il tuo ragazzo, io porto Marty. Tutto a posto. Fantastico. Ci trovi le migliori salsicce della città. Peccato che il proprietario sia uno stronzo.